Buongiorno ragazzi, oggi parliamo nuovamente di cravatte, di camicie, di giacche. Quindi ci spostiamo dall'argomento che ormai monopolizza un po' il mio canale, che è la rasatura tradizionale, il wet shaving, per tornare un po' al mio primo grande amore da youtuber, e cioè l'eleganza maschile intesa come abbigliamento. Mi è stato chiesto da più persone di appunto fare un video in cui spiegare, come dire, un po' le modalità di accostamento di cravatte, camicie, come scegliere un nodo, come scegliere il colletto della camicia, via dicendo. E quindi, insomma, ho pensato che potesse essere questa l'occasione giusta. Per questo video ho però riutilizzato l'inquadratura che ai miei amici del canale che mi seguono per la rasatura non piace molto perché è un'inquadratura un po' distante, però vorrei essere visto un po' meglio in questo caso per far vedere magari alcuni dettagli. Cominciamo dalle camicie. Esistono diversi tipi di camicie. Naturalmente esistono camicie sportive di lino, di tela, che sono indicate per tutte quelle occasioni nelle quali non è suggerito l'utilizzo della cravatta, non è richiesto l'utilizzo della cravatta. Quelle che però a noi interessano sono invece le camicie che solitamente indossiamo con la cravatta. E per le camicie, al di là dei tipi di tessuti, dobbiamo distinguere i tipi di colletti. In realtà non esistono tantissimi tipi di colletti, ma ce ne sono comunque un discreto numero. Il passepartout, quello che va bene per tutti, che ben si sposa con qualunque anche tipo di corporatura, è il colletto all'italiana. D'accordo? Abbiamo quindi le alette del colletto che sono alette triangolari, quindi finiscono a punta, con un angolo tendenzialmente retto. Si chiama colletto italiano semiaperto, che tende a lasciare scoperta abbastanza la zona del primo bottone, oppure abbiamo un colletto italiano vero che ha un angolo un po' acuto o a coda di rondine. Questi sono i colletti più tradizionali, diciamo che il colletto semiaperto è quello che è quello che va bene un po' per tutti quanti e un po' anche per tutti i tipi di cravatta, mentre già il colletto italiano più stretto cosiddetta coda di rondine va bene per chi non ha una corporatura eccessivamente tarchiata, eccessivamente massiccia. Abbiamo poi i colletti cosiddetti francesi, cioè colletti che hanno un angolo ottuso, quindi superiore ai 90 gradi, in alcuni casi addirittura molto molto aperto, che lasciano molto scoperta la zona del primo bottone. Avremo i colletti Windsor in cui le alette triangolari sono praticamente orizzontali rispetto al bottone principale. Di solito queste sono camicie che si mettono quando vogliamo indossare una cravatta che avrà un nodo molto corposo e dà la fantasia comunque dal tessuto estremamente visibile, proprio perché il colletto è praticamente assente. Naturalmente avremo i colletti tipici cosiddetti alla coreana che non richiedono le cravatte, avremo il colletto da cerimonia stretto e alto che finisce con due triangolini in avanti, la camicia dello smoking, quindi fatta con il colletto da cerimonia ed è quello che quindi è più indicato per le occasioni di tipo formale. Avremo i colletti cosiddetti button down, quindi delle alette triangolari semirigide fissate sulla camicia da due bottoni inferiori che chiudono abbastanza il colletto. Avremo poi i cosiddetti pink collar, cioè le camicie in cui le alette triangolari sono forate e per cui possiamo far passare una spilla che serve a tenere vicine accostate le alette del colletto. Abbiamo le tab collar, cioè le camicie, se ne vedono forse nell'ultimo James Bond, si vede praticamente tra le alette del colletto c'è una linguetta rettangolare che viene abbottonata nel centro, davanti alla quale si fa cadere il nodo della cravatta e che favorisce la protrusione in avanti del nodo della cravatta in modo da offrirlo meglio allo sguardo. E poi abbiamo per esempio il colletto tipo club che ha un'apertura abbastanza ampia all'italiana, ma le alette non finiscono con la punta, ma sono arrotondate. Una camicia molto formale, sicuramente non indicata per tutte le occasioni, che fa un po' vintage. Questo per quanto riguarda grosso modo
i principali tipi di colletto, per i quali esistono le forme, sì, le varianti sia rigide, quindi con degli inserti rigidi estraibili, delle linguette estraibili dal colletto per dare consistenza al colletto, oppure le versioni morbide che di solito però non vengono indossate con una cravatta. A seconda della dimensione del colletto che noi utilizziamo, sceglieremo il nodo della cravatta da indossare. Allora, dei nodi italiani andranno bene, i colletti italiani a semi aperti o a coda di rondine andranno bene per cravatte con nodi piccoli o con cravatte con nodi medi. Colletti più ampi come il colletto francese o come il colletto Windsor vanno bene indossati con cravatte che danno nodi medi o addirittura nodi molto voluminosi, proprio perché lo scopo è quello del colletto così aperto, quello di dar maggior risalto alla cravatta. La cravatta, allora, anche qui viene fatta di tutti i tessuti possibili e immaginabili. Noi cominciamo a parlare delle cravatte di seta, facendo la premessa che più il tessuto è grezzo e spesso, più il nodo che verrà confezionato sarà voluminoso, anche se un nodo di pochi passaggi, quindi un nodo che magari con una cravatta di una seta molto delicata darà un nodino di piccole dimensioni. La regola fondamentale per i nodi e le cravatte, ve l'ho già detto in altri video, è questa: più il nodo è simmetrico, più il nodo è considerato elegante, ed è per questo che il nodo Windsor viene considerato in assoluto il nodo più elegante e più formale fra tutti quanti. Esistono però dei nodi come il nodo Eldridge, per esempio, o il nodo diagonale, che sono abbastanza simmetrici come dimensioni, ma hanno una decorazione interna che ne anima un po', ne dà un po' di dinamismo, e questo è, secondo me, la tipologia di nodo che può essere indossata anche nelle occasioni più formali, se vogliamo distinguerci un pochettino dalle persone che ci stanno intorno. Quindi nodi simmetrici e nodi i più lineari possibili sono considerati nodi eleganti, nodi formali. Nodi asimmetrici o particolarmente elaborati nella forma sono considerati dei nodi di tipo informale. Per esempio, il mezzo Windsor, pur essendo un nodo estremamente lineare, è un nodo asimmetrico, è sicuramente un nodo che, come il colletto italiano, fa da passepartout nell'abbigliamento, ma davanti a un nodo Windsor intero, il cosiddetto nodo scappino, secondo me perde di eleganza a favore invece del nodo Windsor stesso. Come scegliamo le cravatte? Beh, dipende un pochettino dai nostri gusti e dalle occasioni. Peraltro faccio una premessa: il nodo Trinity, che è abbastanza simmetrico come sagoma, ma è asimmetrico nella decorazione, è secondo me un nodo che, se fatto con una cravatta da cerimonia, invece risulta particolarmente elegante. Dicevamo, scegliamo in teoria dovremmo scegliere in base all'occasione. Più l'occasione è formale, più l'occasione è importante, più noi vogliamo essere visti, considerati, colpire chi ci osserva, più dovremmo avere una cravatta dal nodo voluminoso, lineare, simmetrico, possibilmente con una fantasia abbastanza seriosa. Viene da sé che fantasie troppo colorate, come dire, danno un po', disorientano un pochettino e fanno perdere un po' di serietà. Dovremmo scegliere in base anche alla corporatura. Allora, è evidente che persone con il collo taurino o particolarmente tarchiate non possono utilizzare dei colletti troppo larghi come il colletto francese o il colletto Windsor, perché si avrebbe un effetto di schiacciamento del collo. Per cui, in base alla circostanza e alla nostra corporatura, dovremmo cercare di scegliere quello che meglio si adatta a noi e alle nostre esigenze. Corporature normali, non particolarmente tarchiate, non particolarmente robuste, possono indossare sostanzialmente un po' tutti i tipi di colletto, e secondo me, per esempio, i colletti italiani vanno bene per i visi un po' allungati, per le persone che non hanno un collo particolarmente tarchiato, ma e che, diciamo, hanno tendenzialmente comunque delle linee che tendono a spingere verso l'alto. D'accordo? I bei colli lunghi possono essere invece vestiti con un po' tutti i tipi di colletto. Attenzione all'abbinamento tra camicia e cravatta. Naturalmente dovremo stare attenti a non mettere un nodo grosso sotto un colletto stretto, perché avremo sennò un difetto del colletto che non appoggerà sulla camicia e quindi diventerà anche brutto da vedere. Ma attenzione anche alle fantasie. Allora, secondo me vale sempre il vecchio adagio che la camicia a righe va messa con una camicia, con una cravatta o a tinta unita, o al massimo con una cravatta a righe, purché questa decorazione a righe non sia particolarmente importante.
secondo me, nella mia modesta esperienza, secondo il mio modesto parere, una cravatta con una fantasia, sia a righe, sia a pallini, quello che vogliamo, va messa su una camicia a tinta unita. Le cravatte con le righe, le cosiddette regimental, sono cravatte estremamente eleganti, possono essere anche estremamente formali. Una delle icone di eleganza più classica oggi vivente è il principe Carlo d'Inghilterra, che porta spesso le cravatte regimental, ma non solo perché possono eventualmente piacergli o perché sono estremamente british come gusti, ma perché, per esempio, perché quasi tutte le sue cravatte hanno un significato. I colori e le decorazioni delle righe delle sue cravatte sono i colori e le decorazioni dei reggimenti a cui lui, come principe di Galles, appartiene. Però vedete che quasi sempre lui mette camicie a tinta unita quando mette delle cravatte regimental, mentre al contrario, quando mette cravatte per esempio a tinta unita, è possibile mettere cravatte a righe o a pallini o a quadretti, insomma, a seconda della fantasia. Attenzione che quadretti, righe e pallini non vanno mescolati, ma anche lo stesso tipo di fantasia non va accostata troppo in modo insistente, perché altrimenti si annulla una vicenda. Cravatte con le righe rosse, messe su una camicia con le righe rosse, sono onestamente inguardabili. Il mio consiglio sarebbe quello di indossare sempre camicie a tinta unita se abbiamo cravatte decorate o cravatte a tinta unita. Indossare camicie con le righe o con i quadretti se vogliamo indossare delle cravatte a tinta unita, e basta, non metterei altro. Altra cosa che possiamo interporre sopra la cravatta prima della giacca è il panciotto. Esistono gli abiti a tre pezzi che hanno un panciotto fatto dello stesso tessuto e dello stesso colore della giacca e dei pantaloni, e questo, diciamo, va bene perché l'abito è concepito così. Teniamo presente che il panciotto di solito scalda un pochettino, per cui difficilmente troveremo abiti estivi a tre pezzi, e l'idea del panciotto veniva non soltanto per scaldare di più chi lo indossava, ma per dare due tasche accessorie. Una volta i pantaloni e le giacche non avevano tasche, ne avevano di molto piccole, e infatti per esempio nel taschino del panciotto si metteva l'orologio, la cipolla classica, o qualche spicciolo, qualche monetina per pagarsi il giornale. I signori andavano e tiravano fuori dal panciotto le monete per pagare lo strillone che vendeva il giornale. Oggi si usano i panciotti anche negli abiti spezzati. Ecco, attenzione alla scelta del panciotto. Il colore del panciotto deve intonarsi bene alla giacca e ai pantaloni, ma deve sposarsi bene anche con la camicia e la cravatta sottostante. Se indossiamo un panciotto, potremmo utilizzare dei nodi un po' più elaborati per la cravatta, come il nodo merovingio, per esempio, o il nodo snake, che sono nodi, o nodo McMurray, se non ricordo male, che sono nodi che giocano sull'anteposizione della gambetta rispetto alla gamba, che quindi darebbero un risultato estetico brutto se non avessimo un panciotto, ma che nascondendo la lunghezza ridotta della cravatta annodata in questo modo, permette di focalizzare lo sguardo su un nodo che diventa abbastanza appariscente, pur mantenendo, per esempio nel caso del nodo merovingio, a mio avviso, una certa eleganza estetica. Poi ci mettiamo sulla giacca. Beh, allora ragazzi, per la giacca il concetto è sempre lo stesso. Se mettiamo uno spezzato possiamo avere una giacca scura su dei pantaloni chiari, o viceversa, una giacca chiara su dei pantaloni scuri. Non va bene lo spezzato tono su tono, perché veramente risulta una cosa inguardabile e perché si confonderebbe con un abito intero, d'accordo? Quindi stiamo attenti alla scelta. La giacca deve coordinarsi con il colore non soltanto dei pantaloni, ma anche con quello della cravatta. Magari se la giacca ha qualche piccola riga, qualche piccola decorazione, ecco, questa potrebbe avere il colore essere del colore dominante della cravatta che indossiamo. Infine, secondo me, camicia, cravatta con o senza panciotto e giacca chiama fazzoletto da tasca. Il fazzoletto da taschino oggi viene considerato un corredo puramente decorativo del vestiario dell'uomo. In realtà nasce proprio perché una volta i pantaloni e le giacche non avevano tasche sufficienti da ospitare un fazzoletto, e quindi gli uomini mettevano il fazzoletto nel taschino della giacca, e il modo migliore di mettere il fazzoletto da taschino è metterlo come viene, perché dovrebbe dare l'idea di un qualcosa che può essere utilizzato, che può essere tirato fuori e rimesso dentro al taschino, proprio perché
il fazzoletto si usa. Oggi noi non lo usiamo più il fazzoletto di tessuto perché abbiamo i fazzoletti di carta, e quindi il fazzoletto da taschino è stato relegato a una funzione puramente estetica e decorativa. Esistono mille modi di ripiegare il fazzoletto da taschino per metterlo appunto nel taschino della giacca. Io preferisco appunto il metodo un po' all'antica, cioè prenderlo e buttarlo nella tasca del taschino in modo che per esempio sporgano gli angoli. O se così per voi è troppo voluminoso, possiamo per esempio prendere il fazzoletto da taschino e accartocciarlo come se lo avessimo utilizzato e metterlo con gli angoli verso il taschino in modo tale che sopra sporga soltanto così, d'accordo? La modalità cosiddetta puff. Mi raccomando, esistono altre varianti di piegare il fazzoletto da tasca, molto geometriche, molto lineari. Quella che oggi va di più è quella cosiddetta americana, in cui dal taschino sporge il fazzoletto per un rettangolino perfettamente steso e spesso all'altezza di non più di mezzo centimetro, che ha un orientamento parallelo all'andamento del taschino. Questo è un modo, secondo me, molto formale di indossare il fazzoletto da taschino, che potrebbe essere portato così per esempio con uno smoking. Anche se un fazzoletto da taschino buttato dentro così, se per esempio completamente bianco, su uno smoking, a mio modo di vedere, sta benissimo. L'unica cosa che vi chiedo, se decidete di mettere il fazzoletto da taschino, mi raccomando, fate in modo che il fazzoletto e la cravatta non abbiano la stessa fantasia. Evitate di acquistare i completi cravatta fazzoletto da taschino se avete intenzione di indossarli contemporaneamente. Il fazzoletto da taschino, come la cravatta, deve avere la sua personalità, per cui deve avere dei colori che richiamano l'abito, la cravatta o il papillon che si indossa, per carità, ma non devono essere dello stesso tipo, non devono avere la stessa fantasia. Il fazzoletto da taschino deve avere la sua personalità. Non può essere altrimenti diventa un oggetto anonimo che si perde in confronto soprattutto con la cravatta, che è molto più evidente nel colpo d'occhio della persona che la indossa, e quindi il fazzoletto perde la sua evidenza. Invece il fazzoletto da taschino deve essere visto, deve essere apprezzato. Evitate naturalmente però accostamenti di colori che non c'entrano niente. Se avete una cravatta sul rosa e mettete il fazzoletto rosso, non sta bene, anche se sta bene magari con la giacca. Meglio magari un rosa di una tonalità diversa o un blu, per esempio. Se avete la giacca blu, possiamo mettere, un altro colore, anche il banalissimo bianco, che non è banale, ma è sempre elegante, va sempre bene. E poi, ragazzi, alla fine, per quanto uno si vesta in modo elegante, l'importante è non andare in giro come dei manichini. La vera persona elegante è quella che si veste bene, ma che si muove con naturalezza, senza far pesare agli altri il fatto di indossare degli abiti che magari non sono proprio il massimo della comodità, ma che dimostra nella sua gestualità quotidiana di trovarcisi comunque sempre a proprio agio. Spero che questo breve video sia di utilità, vi possa essere utile, vi sia piaciuto. Naturalmente, come sempre, sono disponibile a domande e chiarimenti sul mio canale YouTube o sulla mia pagina Facebook. Ciao, alla prossima!